Instagram è un social network molto potente, si trova al secondo posto tra i social network italiani più utilizzati in Italia da recenti ricerche ed è per questo che molte strutture lo utilizzano questa piattaforma per effettuare la loro comunicazione online. Perfetto, ottima scelta, ma dobbiamo vedere quali sono gli errori da non commettere. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Instagram e alle strutture ricettive, che sia un hotel, un villaggio, un B&B. Questo video sarà di fondamentale importanza per capire quali sono gli errori che compiete regolarmente sulla piattaforma. E credetemi, alcuni di questi non sono così tanto banali e nonostante Instagram ormai sia una piattaforma molto conosciuta e ci siano tante informazioni online riguardo ad essa, ci sono degli errori che voi continuate continuamente a fare. E ovviamente se continuate a farli va solo a danno vostro. Quindi iniziamo, ma prima di farlo non vi scordate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Uno degli errori che facciamo è quello di essere su Instagram per le ragioni sbagliate. Ve l'ho detto nell'introduzione, Instagram è uno dei social network più utilizzati in Italia e quindi di conseguenza ci volete essere anche voi. Fantastico, ottima scelta, ma queste cose ve le dico se stiamo così chiacchierando. E dall'altra parte non so chi mi trovo davanti. Ma nel momento in cui io sono in una consulenza e sto parlando con voi, beh, dobbiamo vedere effettivamente se Instagram fa al caso vostro. Perché? Perché dobbiamo vedere se su Instagram c'è la vostra audience, ci sono i vostri clienti e soprattutto se c'è qualcuno che è disposto ad ascoltare quello che voi avete da dire. Quindi la scelta di Instagram come piattaforma perché ci sono tutti, beh, è proprio un presupposto sbagliato per sceglierla. Voi dovete partire dal presupposto di sapere a chi vi state rivolgendo, sapere chi è la vostra clientela, perché chi mi segue da anni ormai lo sa. Io non dico mai che voi parlate a tutti. È impossibile. Non parlate a tutti. Voi parlate a una determinata nicchia di mercato. Okay? Voi avete un segmento del mercato al quale voi vi rivolgete, se avete la nicchia è ancora meglio. Ma il punto qual è? Che se voi parlate a tutti fate una comunicazione sbagliata, se fate una comunicazione mirata, le persone dall'altra parte si sentono comprese, sono molto disposte, sono disposte di più ad ascoltare quello che voi avete da dire. Funziona la stessa cosa su Instagram, dobbiamo sapere che dall'altra parte ci sia qualcuno disposto ad ascoltare quello che noi abbiamo da dire. Altrimenti tutto quel lavoro sarà inutile. Di conseguenza, uno degli errori più comuni che si fa è quello di fare post copia e incolla tra Facebook e Instagram. Quindi normalmente che cosa fate? Fate il post su Instagram e automaticamente lo ripubblicate su Facebook. Le motivazioni per le quali questa pratica è sbagliata sono molto semplici. Il primo l'abbiamo detto poco fa, ovvero dipende dall'audience, perché voi date per scontato che su Instagram e Facebook ci sia la stessa audience, ma non è così per tutti almeno. Quindi, a meno che, mettiamo che voi abbiate la stessa audience, ma perché devo beccarmi lo stesso post sia su Instagram che su Facebook? Manca dire, ok, ma io lo pubblico a orari diversi. E ancora, posso comprendere questa decisione. Non lo pubblicate anche allo stesso orario, se quella persona in quel momento non sta sul social network, è molto probabile che comunque quel post se lo perda lo stesso. E proprio per questo io vi riporto un esempio di un mio cliente. Parliamo di un villaggio turistico dove fondamentalmente noi abbiamo una clientela di famiglie con bambini e ragazzi. Bene, Instagram lo utilizziamo in un modo, Facebook lo utilizziamo in un altro. Quindi, su Facebook ci rivolgiamo a tutta quella fascia d'età dei genitori che normalmente vanno dai 45 in su e anche a coloro che non hanno genitori, però in questo caso vi sto riportando un esempio ben specifico. Su Instagram invece noi ci rivolgiamo ai figli, perché ricordatevi, in quel caso che ci ritroviamo con famiglie con ragazzini, beh, a quell'età non so voi, ma io ad adolescente non avevo piacere a viaggiare con i miei genitori. Differente se mi portavano in un posto dove mi divertivo da matti. Quindi noi lì facevamo una comunicazione indirizzata fondamentalmente a loro. E tra l'altro vi ricordo che da ricerche di mercato i figli influenzano le scelte di viaggio dei genitori. Quindi a parte che il villaggio in questione fa un ottimo lavoro sia con gli adulti che con i ragazzi,
Ma non potete immaginare poi quante recensioni noi riceviamo dove i genitori ci scrivono: i miei figli vogliono ritornare, ci stanno pregando di tornare da voi perché si sono divertiti tantissimi. Figlio felice, genitore felice. E molto probabilmente, a meno che non vogliano proprio andare da un'altra parte l'anno dopo, si torneranno sicuramente da noi, spinti anche dal fatto che il figlio si sia divertito. Quindi capite bene come utilizziamo la stessa piattaforma in modo strategicamente diverso. Tra l'altro, l'altra cosa che noi non facciamo, che normalmente io non propongo ai miei clienti, è quello di pubblicare lo stesso giorno. Mettiamo idealmente che abbiamo 12 post per Instagram e 12 post da programmare per Facebook. Bene, li pubblichiamo in giorni alterni. In questo caso, tra una piattaforma e un'altra, lo stesso discorso vale anche eventualmente per TikTok, eccetera. Noi abbiamo idealmente una copertura per quasi tutto il mese. Quindi 12 da una parte e 12 dall'altra sono circa, sono 24 post su circa 30 giorni. Quindi capite bene che la copertura è nettamente maggiore, è il doppio rispetto a quello che fate voi. Altro errore comune che viene compiuto su Instagram, sempre ve lo dico in continuazione, la comunicazione prodotto-centrica ormai è storia vecchia, non funziona più. Andava bene per il marketing del passato, per il digital marketing non vale più. Prodotto-centrica che cosa significa per chi non lo sapesse? Ovvero mettere il proprio prodotto al centro della comunicazione, invece di mettere il cliente. Che cosa significa? Voi state praticamente prendendo la foto dalla vostra stanza dicendo: ok, vieni da me, guarda che belle stanze che ho, e finisce qui. Invece no, non dovete fare più una comunicazione prodotto-centrica perché il cliente egoista è con il digital marketing è il cliente che viene messo al centro di tutto. E quindi andiamo a fare uno studio di chi è il vostro cliente, quali sono i suoi bisogni, come dobbiamo parlare a quel cliente proprio per colpirlo dentro e fargli desiderare, farlo iniziare a sognare ancora prima di alzare il telefono e effettuare una chiamata per chiedere un preventivo. I social sono uno strumento molto potente, influenzano le scelte di viaggio, soprattutto Instagram, non solo le scelte di viaggio dei ragazzi, ma anche quelle degli adulti che utilizzano questa piattaforma. Ma questi utenti non sono disposti a seguire pagine, comunque contenuti, profili che fanno una comunicazione prodotto-centrica e parlano solo di se stessi. Ma il cliente online è egoista e vuole che sia effettuata una comunicazione che parli a lui direttamente. Quindi voi dovete prendere i punti di forza della vostra struttura e iniziare a raccontare un sogno. Voi mi dovete fare un racconto che non vi dovete però ricordare a giugno, di ok, siamo a giugno, bene, forse abbiamo bisogno di clienti. No, questa è una cosa che serve tutto l'anno. Infatti, ci sono molte strutture che fanno anche l'errore di abbandonare la comunicazione social durante l'inverno. Magari siete chiusi, ci può anche stare, ma anche con un post a settimana mantiene alta l'interazione con i vostri ospiti. Altro errore che viene compiuto molto spesso è quello di utilizzare dei tag inutili. Quindi magari mettete la foto della vostra splendida colazione e partono gli hashtag buongiornissimo caffè oppure, non lo so, colazione, hashtag cornetto. Bene, ragazzi, tutti questi hashtag non servono assolutamente a nulla, ma anche per gli hashtag va fatto uno studio e c'è dietro tutta una ricerca che viene fatta per scegliere poi gli hashtag giusti per il nostro brand. Quindi il buongiornissimo che viene utilizzato da chiunque, anche dalla casalinga che ha preparato la colazione per farla vedere alle amiche. Bene, è un hashtag che è talmente correlato a milioni di post che a voi non serve a nulla perché poi il vostro post è solo una goccia nel mare. Un altro grande errore che viene fatto, poi sempre correlato agli hashtag, è quello di utilizzare gli hashtag vietati. Praticamente uno di questi può essere hashtag tag for like o così via. Il punto è che sono degli hashtag che Instagram non accetta e che cosa succede? Vi beccate lo shadowban. Quindi Instagram che cosa fa? Dimezza la vostra copertura e voi nemmeno lo sapete. In realtà ho fatto un video, un reel dove vi spiego come scoprire se state subendo lo shadowban o meno.
Infine, il più grande errore che viene compiuto su Instagram e vi porta verso la strada giusta per farvi bannare dalla piattaforma è quello di comprare follower. Non lo fate, non vi serve assolutamente niente. Ecco, forse un'utilità ce l'ha, quello di aumentare il numerino dei follower così la gente vede wow, questi sono seguiti da tantissime persone. Bene, quello non significa che voi avrete tanti clienti. Ma il punto qual è? Qual è la vera motivazione per il quale non si comprano i follower, a parte il fatto che sia proprio vietato da Instagram? Non si comprano i follower perché vi distruggono l'engagement, vi distruggono l'interazione. Anche se andate a comprare quelli italiani, ho visto che mo hanno alzato pure i prezzi, $19,90 follower italiani e reali, prima scrivevano interessati, bugia, non sono interessati, quelli sono tutti account che sono stati o falsi o hackerati. Cosa succede? Quelle sì, vi mettono il like, ma non sono interessate ai vostri contenuti. Quindi che cosa succede? Che l'algoritmo vede che i vostri utenti non sono interessati a quello che voi state pubblicando. E perché dovrebbero indicizzare un vostro contenuto? Non interessa a nessuno, non interessa nemmeno a chi vi segue, figuriamoci ad altri. Quindi in questo modo voi distruggete il vostro account. E vi create solamente problemi. Ma attenzione, non fate l'errore contrario, ovvero ora che avete sentito questa cosa, non andate a cancellare subito i follower perché vi fate ancora più danno. Semmai ve ne cancellate 5 a settimana, ma finisce lì. Non andate oltre perché altrimenti poi sempre Instagram vi dà dei warning oppure vi blocca proprio l'account per attività sospette. Spero che questo video vi sia stato utile e soprattutto sia risultato interessante per voi e per la vostra struttura. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Io vi aspetto nel prossimo video. Besos!